Anche la Cassazione boccia il Parco Nazionale della Maiella. Quelle comminate erano sanzioni eccessive, troppo alte. A farne le spese a vario titolo sono stati cittadini e imprese costretti a subire un vero e proprio salasso. La vicenda nasce da una delibera del parco del 2009, legata dunque alle decisioni prese dalla vecchia gestione. Presidente all'epoca era Gianfranco Giuliante. Delibera dal titolo graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Gli importi sembrarono eccessivi, ma il parco tirò dritto nonostante svariati pareri contrari, in particolare della forestale. Ne è scaturito un lungo contenzioso che ha trovato l'epilogo con il pronunciamento della Cassazione, secondo cui il parco non poteva fare multe maggiori di quelle stabilite dalla legge. Ed ora il sottosegretario Mario Mazzocca invoca l'intervento della Corte dei Conti. Sì, credo che sia un atto doveroso, oltre che giusto, e a tutela dell'istituzione del Parco Nazionale della Maiella. Io credo che la certezza del diritto, anche se di recente l'Italia sta, come dire, diventando sempre più eterea, sia una delle cose che devono sempre illuminarci. E quindi quando noi abbiamo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, ovvero chi dice guardate che avete sbagliato tutto fin dall'inizio, noi dobbiamo evidenziarlo fino in fondo. Noi siamo tenuti a ricorrere alla Corte dei Conti e dall'altro, siccome siamo sempre stati vicini ai nostri territori, sosterremo i cittadini che vorranno ricorrere per il rimborso delle spese nei confronti di chi si è reso responsabile di questa illegittimità. Tra i primi provvedimenti presi dalla nuova gestione del parco vi è stato il riportare le sanzioni nei limiti di legge, anche prima della sentenza della Cassazione. Il presidente facente funzione, Claudio De Miglio, plaude ad una pronuncia che riporta la legalità, anche se ciò diventa un problema per l'ente in tema di risarcimenti. Da quello che emerge dalla documentazione e soprattutto dalle due sentenze della Cassazione, io direi che fanno da apripista a quello che sarà il futuro, quindi sarà un grave problema per l'ente parco e naturalmente, come ho detto poco fa, non farò altro che riportare all'attenzione del Consiglio direttivo questo tema per vedere come tutelarci in altre sedi.